Signori, mettiamo sotto stress questo gioiellino. Perché? Perché come già anticipato, a casa mia non ho la colonnina di ricarica. Lo voglio caricare solamente con la colonnina che abbiamo in ufficio. Quindi in questo video qua voglio proprio documentarti come riesco a sopravvivere, spero di riuscire a sopravvivere, senza colonnina di ricarica a casa, quindi caricandolo solo in ufficio, considerando poi che oggi è lunedì e questo weekend dovrò farmi una trasferta bella lunga in Trentino, quindi da Pinerolo andare fino in Trentino per mettere subito sotto stress la nuova Model Y della Soluzioni Green. Quindi non perdiamo altro tempo, metti in piace e cominciamo. Eccoci qua di fronte al monitor della nostra Tesla, dove possiamo subito vedere quello che è la modalità di ricarica. Partiamo con il 34%. Cliccando sulla batteria vado a vedere tutto quello che riguarda la ricarica. Quindi siamo al 34%, ok? Possiamo decidere come andare a caricare la nostra batteria. Se io vado a vedere qua la mia batteria, se guardo dall'ultima ricarica, ok, quello che è stato l'andamento, l'abbiamo ritirata giovedì al 75% e poi c'è stata una scarica pressoché progressiva. Perché? Perché non l'ho mai caricata, ok, da quando l'ho ritirata, quindi abbiamo fatto fuori circa il 40% nell'arco di un intero weekend. Ovviamente già qua possiamo notare come il grosso della batteria è andato via per la guida, per il movimento. Climatizzazione, sono giornate molto fredde, quindi io la mattina che cosa vado a fare? Vado a preriscaldare l'autoveicolo, perché partendo alle 6:30 da casa posso scaldarla e dentro in macchina già col volante caldo, il sedere caldo e ovviamente l'abitacolo caldo. Condizionamento d'estate non ancora, non è questo il momento. Altitudine benissimo e tutto il resto. Tutto il resto che cos'è? E la modalità sentinella, il fatto di poterla lasciare accesa va a consumare energia, però è utile per un discorso di sicurezza. Questo vediamo quello che è il consumo, ok, degli ultimi 50 km, di come è andata. Abbiamo una media di circa 166 watt-ora al chilometro, quindi vuol dire 16 kWh ogni 100 km. La stima ovviamente di quello che rimane con questo consumo qua è di circa 158 km. Infatti vediamo qua l'andamento, come ovviamente andando a fare delle accelerazioni molto brusche, perché sono i primi giorni, quindi ovviamente uno va a testare l'accelerazione, i consumi sono importanti, mentre in modalità frenata di rallentamento vado a caricare in maniera importante l'autoveicolo. Adesso però bando alle ciance, vediamo di caricarla con la colonnina dell'ufficio, quindi torno alla modalità ricarica, dove io qua posso andare a settare l'amperaggio. L'amperaggio per me è fondamentale, perché? Perché caricando solo in ufficio abbiamo un fotovoltaico da 4,7 kW che va a produrre circa 3 kW, ok, di picco. Voglio caricarla solo con l'energia gratuita del sole, voglio utilizzare questa modalità qua. Perché? Perché abbiamo un contatore da 8 kW in ufficio e abbiamo ovviamente tanti computer, climatizzatori per il riscaldamento, quindi i consumi sono importanti. Partiamo oggi con lunedì 11:30 al 34%, vediamo con l'uso quotidiano, quindi la sera tornerò a casa, continuerò a scaldarla, continuerò a utilizzarla, a guidarla, andrò a fare appuntamenti, vediamo venerdì a che punto arriviamo, considerando che venerdì poi dovrò partire per andare in Trentino. Per la ricarica quindi molto semplicemente vado ad aprire lo sportellino e qua si vede che è stato aperto e lo vediamo anche lì dietro, ecco lì che si è aperto. Per la ricarica utilizzeremo la nostra colonnina Wallbox che abbiamo a disposizione qua nel nostro Green Store, infatti questa è Green Up Move Free, vediamo di muoverci gratuitamente. Questa in verità è la colonnina che utilizziamo per il muletto, per la parte di magazzino. Quindi molto semplicemente andiamo a sganciare, nel frattempo lo sportello si è chiuso, quindi basta cliccare una volta. Ecco qua il nostro sportello aperto, logo Tesla ben in vista, andiamo a collegare la nostra colonnina, inizierà a lampeggiare perché sta comunicando con la colonnina che abbiamo installato, LED verde e in ricarica. Possiamo vedere ovviamente dal monitor che sta caricando un kilowatt adesso. Perché 6 ampere, io che cosa vado a fare? Vado a portare a 16 ampere la ricarica. Posso andare a regolare la ricarica, il limite 90%, ovviamente tramite l'applicazione si vede tutto quanto. Siamo al 33% e lì sta caricando. Ovviamente si sta caricando con l'energia gratuita dell'impianto fotovoltaico che abbiamo sulla tettoia della nostra sede, che in questo momento sta producendo 2,54 kW, quindi ovviamente non la sto caricando totalmente in maniera gratuita. Perché? Perché sta andando a ciucciare 3 kW. Io posso andare a limitare a tipo 12 ampere, 12 ampere sono circa 2,5 kW, così da regolare l'assorbimento della nostra Tesla per sfruttare appieno quella che è l'energia gratuita dell'impianto fotovoltaico.
Ore 11.30, siamo al 34%, ci riaggiorniamo tra poco. Ed eccoci, come potete vedere, sono passate circa 3 ore e la nostra batteria si è caricata con 3 kW per 3 ore di 9 kWh, passando dal 34-35% che era prima al 45%. Quindi diciamo dai, ci stiamo, siamo sul pezzo. C'è da ragionare che però che tra un po' dovrò staccare e andare a fare un appuntamento, quindi dovremo interrompere la ricarica proprio nel momento clou. Rieccoci, il sole sta calando, ci sono solamente più 950 watt. Andiamo a vedere la nostra Tesla di quanto si è caricata e procediamo a staccare quello che è il nostro cavo di alimentazione. Abbiamo col tempo limitato la potenza assorbita, siamo a 8 A, quindi circa 1 kW, e vediamo che di oggi si è caricata di 14 kWh, passando dal 34-35% al 52%. Adesso la stacchiamo perché non va più in carica, anche perché devo andare a fare degli appuntamenti, quindi la scolleghiamo andando a stoppare la ricarica direttamente dall'applicazione in maniera molto comoda e sbloccando poi lo sportello. Da qua non ci resta che scollegare, il cavo lo sistemiamo dopo e ovviamente lo sportello è andato a chiudersi. Arrivato a casa, giorno 1, siamo al 47%. Adesso vedremo un attimino una notte al freddo e al gelo, perché non avendo il garage rimane all'aperto, ci sono solitamente queste giornate qua 2, 3, 4, a volte si fa sotto 0 gradi con la modalità sentinella attivata. Vediamo un attimino quanto va a consumare. Ci rivediamo tra una decina di ore, anche se per voi sarà tra pochi secondi. Rieccoci ripartiti, sono le 6:30 di mattina, 42%, quindi abbiamo perso circa 5 punti percentuali con la modalità sentinella attiva e ovviamente con il preriscaldamento, perché qua il volante è bello caldo, la macchina è bella calda, mentre il sedile si sistema e si prepara per partire. Vediamo un attimino adesso quanti chilometri facciamo, nel senso, per arrivare in ufficio e poterla rimettere nuovamente sotto carica solo quando uscirà il sole. Quindi ci aggiorniamo a qualche ora, perché parto che è buio, ma ci vedremo quando il sole inizierà a produrre energia, o meglio quando l'impianto fotovoltaico inizierà a produrre energia. Mentre il volante torna al suo posto, perché sono in modalità parcheggio, sono appena arrivato in azienda e volevo parlare di quello che è un aspetto fondamentale, cioè il tragitto casa-lavoro, quanti kilowattora mi ha fatto perdere. Vediamolo direttamente dal monitor. Ed eccoci direttamente al display con la modalità viaggi. Posso vedere viaggio corrente, quello che ho appena percorso, sono circa 14 km, 23 minuti, 151 wattora, quindi vuol dire 15 kilowattora ogni 100 km. Mentre ieri, da quando ho lasciato la ricarica, fatto l'appuntamento, tornato a casa, ripartito, ritornato in ufficio adesso, 32 km, 5 kWh. Quindi significa che tra andare e tornare all'ufficio, poi c'è stato un appuntamento intermedio, 5 kWh. Ieri ne abbiamo caricati, a memoria mi sembra 12, ciò significa che sono in positivo di qualche kWh. Infatti sono le 7:25 di mattina, perché sono ovviamente molto lento a registrare, perché faccio parecchi errori, comunque siamo al 39%, quindi con una potenza in batteria superiore rispetto a ieri, quindi abbiamo guadagnato 6 kWh. Cliccando poi sulla batteria posso andare a vedere proprio l'andamento di ieri, no? Poi ieri ovviamente ho provato la macchina con alcuni amici, quindi c'è stata qualche accelerazione, e questo è stato il degrado della batteria, no? Con i vari viaggi. Se ne guardiamo la guida corrente, quindi il viaggio di stamattina, siamo partiti con il 44%, 43%, siamo arrivati adesso che siamo al 39%. Abbiamo perso un 3% con un andamento bene o male abbastanza lineare. Andando a vedere il consumo, vediamo il recap di stamattina, abbiamo visto 12 km, quindi in realtà ci sono gli ultimi 10. C'è stato un piccolo di accelerazione che ho dovuto fare un sorpasso su un furgone, e poi per il resto un andamento abbastanza lineare. E vediamo come comunque gli ultimi 10 km, quindi il viaggio quotidiano, è abbastanza più basso rispetto alla media che avevo negli ultimi chilometri. Perché? Perché ovviamente macchina nuova la devi far provare, devi far vedere le accelerazioni. Quindi adesso però torniamo a lavorare, perché ho già perso più di mezz'ora qua in macchina a registrare, perché mi sono accorto che il microfono non andava bene. Ci riaggiorniamo tra qualche ora, quando il sole sarà alto sull'orizzonte, l'impianto inizierà a produrre e potrò continuare a caricare la mia auto, perché ricordiamocelo, l'obiettivo da qua a venerdì è quello di avere la macchina carica per poter andare in Trentino, cosa che, facendo due calcoli, visto che ogni giorno riesco a guadagnare circa 6 kWh, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì
6x4, 24, dovrei partire col 65%, che è troppo poco, quindi dovrò poi ovviamente integrare con una colonnina di ricarica pubblica, ma ci sarà poi un video dedicato alla ricarica pubblica. Adesso però andiamo in ufficio a lavorare. Ore 10:30, fotovoltaico a 2 kW e quindi andiamo con la nostra applicazione ad attivare la ricarica. Quindi apriamo lo sportello, eccolo lì che si è appena aperto. Prendiamo la nostra wallbox, connettiamo in carica. Arrivata la notifica sul cellulare della carica e ovviamente possiamo aumentare a 12 ampere per caricarla a 2 kW. Sono le 10:25, siamo al 38%. Perché? Perché la modalità sentinella comunque sta lavorando, adesso la disattiverò per quando siamo in ufficio, e quindi ha mangiato quei 2 punti percentuali, anche perché poi c'è un discorso di temperatura che va a influenzare un pochettino la carica. Questo è quanto, ci riaggiorniamo tardo pomeriggio alla fine di questo secondo giorno. Eccoci, altra giornata che si sta volgendo al termine. Andiamo a scollegare la nostra colonnina, saliamo in macchina a vedere lo stato di carica. 63%. Abbiamo caricato, sono le 4:20, andiamo a fare un paio di appuntamenti e andiamo verso casa. Aggiornamento di mercoledì 15 febbraio. Abbiamo caricato la macchina solamente 4-5 ore stamattina, perché sono in viaggio, mi sto muovendo. Siamo arrivati a un 62% di ricarica, quindi in 3 giorni, partendo da un 40%, un 20% l'abbiamo recuperato. Sicuramente sono i primi giorni, quindi ogni persona che sale in macchina, l'accelerata, la sgasata, far vedere come ti attacca al sedile, funziona tutto. Però direi che la carica domestica gestibile, assolutamente molto molto gestibile, quindi per ora più che positivo l'esperienza di riuscire a caricare in ufficio. I primi giorni è stato un pochettino l'ansia di vedere le percentuali sempre sotto il 50%, quindi non sai mai come comportarti, ma nella realtà vedo che va tutto abbastanza per il meglio, quindi niente, mercoledì è andata, ci aggiorniamo domani per vedere un attimino lo stato in previsione di questo viaggio del weekend. Signori, nella nostra settimana di test siamo giunti in cima alle Alpi, siamo semplicemente in montagna e l'ho appena provata per tutto quello che è il percorso di salita. Bellissimo panorama, montagne innevate, siamo saliti abbastanza, è abbastanza lunga, quindi ha fatto un pochettino di fatica in alcuni tornanti. Adesso entriamo dentro la macchina, vediamo un pochettino lo stato della carica. Siamo al 46%, se ne andiamo a vedere com'è andata gli ultimi 10 km è stata molto molto dura. Vediamo la salita con l'auto elettrica, è stata sicuramente molto dura. Queste e il consumo, come è calato in maniera importante. Siamo al 46%, eravamo partiti comunque da una percentuale molto molto buona grazie alle varie ricariche, quindi sotto il 60%. Siamo 12% consumata. Adesso non ci resta che ripartire, torniamo giù, vediamo un attimino se la batteria si è ancora scaricata o riusciamo a caricarla con la discesa. Rieccoci arrivati con il 46%, se noi andiamo a vedere un attimino siamo andati meno 0,2% consumata, quindi è andata molto molto bene. Andiamo a vedere il consumo per questa sessione, vediamo come siamo stati sempre poco sopra l'orizzonte, quindi se io vado a vedere i 25 km, i 50 km, notiamo proprio come la salita in montagna, la discesa in fase di carica e poi la guida sulla zona un po' più pianeggiante. Quindi qua vediamo tutta la parte iniziale dove siamo stati molto sotto lo zero, che non si vede, e questo ci ha permesso di andare a vedere, se noi guardiamo la guida, l'andamento della batteria, come è rimasto bene o male abbastanza costante, perché c'è stato un processo di carica, ok, nella fase di discesa, e poi ovviamente il calo è stato relativamente soft. Signori, la trasferta montana mi è costata cara, siamo al 35%. Dovendo partire da qua, domani dovendo partire, devo caricare, quindi niente, colonnina pubblica, sperando di caricare un po' in fretta, e poi vediamo, prossimo video arriverà l'aggiornamento. Perché? Perché partirò domani per un weekend in Trentino, partendo da Pinerolo, nel senso dal Piemonte. Facciamo il primo viaggio totalmente in elettrico, grandi distanze, temperature rigide, così sfatiamo un paio di miti, speriamo. Se sarò costretto a registrare il video fermo col carro attrezzi perché non ce l'ho fatta, non ho sfatato nessun mito, però vi aggiornerò.
andando un pochettino però su quelle che sono le conclusioni, direi di sì, nel senso riesco a sopravvivere con la ricarica domestica in ufficio, quindi senza colonnina a casa riesco sicuramente a sopravvivere. Ovvio, nella casa che sto ristrutturando, ti lascio in descrizione nelle schede la playlist dedicata, andrò ovviamente a fare impianto fotovoltaico, colonnina trifase per poter caricare in fretta, per poter alimentare tutta casa che sarà elettrica. Però, nonostante tutto, si riesce a sopravvivere anche senza colonnina. Spero che questo contenuto sia stato per te utile. Iscriviti per continuare a seguirmi su quelle che saranno le mie avventure con la mia Model Y. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ne?